Ciao a tutti, bentornati su Viaggio col Tubo. Andiamo avanti con la serie di video relative ai documenti per vivere e lavorare in Australia. Oggi parliamo di Tax File Number, che serve per lavorare. Che cos'è nello specifico? Spieghiamo. È un numero personale legato alle tasse, insomma. Praticamente serve, c'è scritto sul sito che non è obbligatorio, però cioè fatelo perché in realtà quando andate a lavorare e vi prendono con un contratto tutti vi chiedono questo numero, perché a loro serve quando fanno il pagamento e la dichiarazione per le tasse. Esatto, quindi appunto c'è un sito dove poterlo fare, ve lo lasciamo in descrizione. Non vi facciamo il come si fa perché è veramente semplice, dovete solo inserire i vostri dati, passaporto, indirizzo australiano. Ecco, serve l'indirizzo australiano. È l'unica cosa importante perché il numero che vi manderanno ve lo manderanno non via email ma via posta fisica. Quindi vi arriverà entro 2 settimane una busta con dentro un numerino che è il vostro numero privato. E non è segreto come il numero della vostra carta di credito, ma vedete di non darlo in giro, comunque serve a voi e al vostro datore di lavoro quando vi fa il contratto. Esatto, quando ve lo chiede dateglielo. Probabilmente serve anche un conto bancario, perché comunque quando voi state lavorando serve il conto bancario di riferimento, quindi vedete di avere già aperto il conto bancario. Ma vediamo di aiutarvi un attimo anche su come compilare il foglio per le tasse. Quando il datore di lavoro ve lo dà, praticamente voi dovete compilare, tutta la parte di sinistra c'è il tax file number all'inizio e poi sono tutti i vostri dati personali, quindi niente di difficile. Nella parte destra invece è una cosa un po' più complicata. Allora, è un questionario a crocette. Esatto, nel senso che c'è da rispondere sì o no. Allora, il discorso è e la prima domanda. E le risposte sono? Come si faceva a scuola? Le risposte sono. Allora, le risposte sono sì, no, sostanzialmente, perché la prima domanda è: siete considerabili cittadini australiani? E voi dovete rispondere sì, in modo che vi trattengano meno tasse e che poi ve le restituiscano tutte più velocemente sul vostro conto bancario australiano. Esatto, questa è proprio l'unica ragione per cui dovete mettere sì qui. Esatto. Mettetelo sempre. Per quanto riguarda gli altri, noi abbiamo sempre messo no, fidandoci un po' di quello che abbiamo capito, ma soprattutto da quello che ci hanno detto tutte le altre persone che abbiamo incontrato, che già lavoravano e quindi serve anche l'esperienza degli altri in questo caso. Esatto. Noi vi consigliamo, ecco, sulla seconda domanda invece, di mettere no se state cercando di viaggiare in Australia. Se invece siete lì per cercare di vivere, quindi volete passare la maggior parte del tempo con un solo lavoro o cercando di stare sempre con lo stesso datore, allora informatevi bene, magari mettetesi qui, perché in questo modo potete avere più soldi subito. Sembra che mettendosi anche alla seconda domanda non vi trattengano le tasse ma vi diano tutto subito, e sulle tasse voi non pagate niente, però poi ovviamente non ritirate niente. Esatto. Però è più per un datore di lavoro fisso, cioè quando è un solo datore di lavoro. Esatto. Comunque appunto noi non siamo sicuri al 100% di questa cosa, noi abbiamo sempre fatto sì e poi tutto no. Anche perché abbiamo fatto tipo 10 lavori. Sì, infatti. Quindi l'ultima cosa da sapere è appunto questo rimborso delle tasse. L'anno fiscale australiano finisce a luglio e la richiesta per il rimborso si può fare da giugno ad agosto più o meno, e noi siamo andati in un ufficio di Brisbane, tra l'altro un ufficio coreano, ci hanno chiesto qualcosa come $60. Sì, ci hanno chiesto così poco però anche perché avevamo poche tasse da chiedere indietro, perché si può dire che tutti i lavori che abbiamo fatto erano in nero? Quelli non di farm erano quasi tutti in nero, erano cash in hand. Comunque questo, i servizi per il rimborso delle tasse, se andate in uno studio di solito sono un po' più alti. Diciamo che dipende, appunto, noi ci dovevano tornare $300 e ci hanno fatto pagare $60, se ve ne devono tornare 3000 ve ne chiedono 300. Esatto. Comunque non dovete andare per forza in un ufficio, teoricamente potete anche scaricarvi voi da soli il modulo per avere questo rimborso delle tasse, però noi abbiamo preferito farlo fare da un ufficio, un po' perché siamo stati pigri, sì, e non costava molto, e un altro po' perché sono sempre cose governative, riguarda le tasse, e quindi sì, se sbagli magari pensano che lo stai facendo in malafede, e visto che appunto non conosciamo le leggi australiane, allora abbiamo preferito dargli quei $60 e farlo fare a loro. Exactly. L'ultima cosa, precisazione, il rimborso delle tasse e la paga del datore di lavoro, insomma l'argomento che abbiamo trattato oggi, non c'entra niente con la pensione. I contributi per la pensione sono un altro discorso che tratteremo in un altro video,
perché dobbiamo ancora noi stessi fare la richiesta di cercare rimborso. Cercare bene di capire come funziona. Quindi quest'altro video ci sarà forse, ma forse no. Dipende da cosa riusciamo a capire. Vedremo. Dipende se riusciamo ad avere indietro i nostri soldi. Esatto. Nel caso non faremo questo video, in descrizione trovate come poter fare un conto per la superannuation, che è il fondo pensione australiano, perché noi non l'abbiamo fatto con la nostra banca, che era la National Australian Bank, ma siamo andati in un'altra sede. Quindi basta, speriamo di esservi stati utili, speriamo che le informazioni siano tutte quelle che volevamo darvi. Di non aver dimenticato niente. Comunque una cosa che vi serve, ma abbastanza semplice da ottenere, quindi... Sì, sì, sì. Comunque, come al solito, nel caso ci siano dimenticati qualcosa, in descrizione trovate qualche informazione in più. Grazie per aver guardato questo video. Settimana prossima cambieremo un po' il tema, non parleremo più d'Australia, faremo un video un po' diverso, sarà una sorpresa, speriamo vi piaccia. E vi diciamo subito che sarà anticipato a venerdì, il video di sabato sarà fatto venerdì. Venerdì. Quindi Preparatevi. Ok. Va bene, grazie di aver guardato questo video ancora e fate sapere con un commento se notate qualcosa di strano intorno a noi. Perché stiamo provando lo schermo verde. Alta tecnologia. Grande. Vi vorrei far vedere come siamo conciati con questa alta tecnologia. Nel senso, cosa c'è intorno a noi? Non lo devono sapere. Vabbè. Ok. Comunque, basta. Al prossimo video.